e difendiamo il territorio e difendiamo il nostro, la nostra biodiversità, abbiamo un dialetto meraviglioso con una cadenza fantastica. Voi non avete mai detto in vita vostra buongiorno come l'avete detto adesso. Buongiorno. Il nostro buongiorno è buongiorno, facciamolo bene, perché proprio questa cantilena ci fa entrare proprio nel guscio, nel nido di questa bella regione. Buongiorno. Adesso sì, fatevi un applauso. Adesso sì che siete un esito. Io ringrazio innanzitutto, veramente abbiamo ambito con entusiasmo questa iniziativa che ci è stata proposta per il tramite dell'amministrazione comunale dallo Spirito CGL, perché rispondeva in pieno alle nostre vocazioni e al nostro indirizzo scolastico. Di fatto ci consentiva proprio di affrontare il tema, e lo faranno poi gli esperti, i docenti, nonché gli altri relatori, ci consentiva di affrontare il tema dell'educazione ambientale, in primis, che è un tema e un obiettivo che riguarda in generale la scuola nella sua prioritaria funzione educativa. E dall'altro lato ovviamente il percorso dell'educazione alimentare che ci riguarda nella specificità del nostro indirizzo, senza sottovalutare assolutamente il vantaggio che veniva dall'incontro tra generazioni diverse. La bellezza proprio di questo confronto tra, prima sono stata corretta, i meno giovani e i più giovani, ci consentiva uno straordinario confronto e scambio nel pieno rispetto del recupero del passato, delle nostre tradizioni, delle nostre vocazioni. Del resto io tutte le volte sollecito anche i ragazzi quanto la preparazione di un piatto non sia un semplice mettere insieme degli ingredienti, perché in realtà il piatto è una testimonianza materiale, ma che porta in sé e assomma di fatto credenze, tradizioni, gusti, abitudini, anche nella scelta specifica non solo degli ingredienti, ma anche nella scelta specifica dei metodi di cottura. Per cui quale opportunità maggiore per noi che questo incontro di stamattina, che ci consentiva proprio di ampliare questo confronto nella ferma consapevolezza davvero che se noi non siamo i primi a credere nelle potenzialità del nostro territorio e a valorizzarle con l'umanità, che vi posso dire è un aspetto che contraddistingue l'accoglienza che ho assunto, me lo consenta, è la verità. Non si trova altrove, è una peculiarità veramente che ci caratterizza e sulla quale dovremmo costantemente lavorare. Abbiamo delle risorse straordinarie che altri ci invidiano. Se non partiamo dalle giovani generazioni, facendo conoscere veramente l'unicità di ciò che ci contraddistingue e caratterizza a livello gastronomico, a livello culturale in generale, loro non saranno capaci di affezionarsi a questi aspetti, di crederci e soprattutto la volontà di condividerli con gli altri, con i territori. Un Polifemo Eventi speciale che si occupa di ambiente, di ecologia, di educazione al rispetto dell'ambiente. Una iniziativa, Piantiamo il Futuro, qui in quel di Pulsano, provincia di Taranto, presso l'Istituto Albertiero Mediterraneo. Un'iniziativa che si svolge in due parti, la prima proprio la piantumazione materiale di alcuni ulivi e poi il momento, diciamo, dell'approfondimento del dibattito con un convegno. E allora diamo la priorità alla professoressa, al dirigente scolastico Buccoliero, che appunto ha avuto la sensibilità di far sì che l'iniziativa fosse appunto ospitata qui. E poi ascolteremo anche altri rappresentanti dello SPCGL, perché ricordiamo questa campagna Piantiamo il Futuro è una campagna regionale appunto organizzata da SPCGL con la piantumazione di 1000 ulivi, proprio per far sì che davvero le radici dell'ecologia, del rispetto dell'ambiente già attecchiscano presso i più giovani, presso le generazioni, insomma, dei giovani, degli studenti. Dunque, professoressa Buccoliero, a me piace usare il termine preside, al di là della terminologia dirigente scolastico. Avete sposato questa iniziativa
un modo davvero per crescere all'insegna del rispetto della nostra terra. Assolutamente sì, un doveroso e sentito ringraziamento allo SPI CGL per averci offerto questa opportunità, proprio nello spirito della finalità prioritaria della scuola. Da un lato la possibilità di affrontare il tema dell'educazione ambientale a 360 gradi in una prospettiva globale e dall'altro nella specificità proprio della nostra scuola ad indirizzo enogastronomico e per l'ospitalità alberghiera sviluppare tutti quegli aspetti legati all'educazione alimentare, anche nel senso proprio della conservazione del patrimonio culturale, e in questo un contributo essenziale è proprio l'incontro tra generazioni diverse, tra anziani tra virgolette e meno giovani, diversamente giovani, diciamo così, giovani e più giovani, assolutamente, perché il piatto e il cibo da sempre hanno rappresentato un elemento di unione e di aggregazione comunitaria, sempre propriamente nel rispetto dell'identità del territorio. Luigi ha manifestato tutto il suo sentimento per il lavoro che ha svolto insieme al compagno Raffaele, insieme al direttivo di Leporano Pulsanti, e ha esternato tutto il suo compiacimento, perché anch'io sono rimasto in modo particolare attento al modo in cui i ragazzi di questa scuola si sono fatti. Non me ne aspettavo nemmeno. La scuola l'ho lasciata da tanti anni, ho risentito il profumo, ho parlato con un paio di studenti, li ho sentiti volenterosi. La domanda che vi ho posto è: tu cosa vuoi fare? Tu che cosa stai facendo? Li ho sentiti interessati, motivati. Ecco, la scuola è un passaggio obbligato per il lavoro di noi. Quindi questo messaggio, questo incontro che noi stiamo facendo è un passaggio di testimoni. Noi con i nostri ricordi, con la nostra scuola di vita, condotta nei luoghi di lavoro, vogliamo dire ai ragazzi di assumere sin da giovani questo atteggiamento rispetto al lavoro. Senza lavoro non c'è vita. Come siamo partiti questa mattina? Abbiamo piantato due alberi riuniti. Antonio parlava di Tucci, io invece parlo di Noè, che così mi coglie. Il ramoscello di vino, dopo il diluvio, stava un po' dalla colomba che arrivò sulla barca e disse: il diluvio è finito. Allora, questa pianta per noi è un simbolo di vita, è un messaggio di pace in un mondo completamente devastato dalla guerra, perché voi oggi non state vedendo altro che guerra. Il messaggio dell'ulivo è per inserire all'interno della vostra vita, della vostra azione, il senso della pace, della fratellanza, del vivere assieme. E siamo con Giovanni Angelini, che è il responsabile provinciale di Taranto dello SPI CGL. Un messaggio che la, diciamo, generazione degli adulti ha voluto dare ai più giovani. Forse in molte occasioni si è trascurato il rispetto dell'ambiente, ma non è mai troppo tardi. Allora, questo messaggio, questo passaggio del testimone. È un passaggio di testimone reale, non è una menzogna che noi vogliamo portare in Puglia, in tutta Italia e nel mondo, perché questo sindacato dei pensionati lancia un ponte nei confronti delle nuove generazioni
attraverso il simbolo dell'ulivo. L'ulivo che è il simbolo della Puglia, simbolo della pace. Sì, risale ai tempi dell'insediamento greco in Puglia, in modo particolare nella nostra città di Taranto. E dicevo, questo è un messaggio forte che noi vogliamo dare ai giovani, per dire che gli anziani hanno e lanciano un grande messaggio di speranza ai giovani. L'alimentazione è il primo elemento che l'uomo deve usare per la prevenzione. Questo abbiamo fatto una campagna eccezionale come sindacato dei pensionati pugliesi quest'anno. Questo, siamo quello che mangiamo. Siamo quello che mangiamo. Noi a chiusura della campagna dello scorso anno, l'alimentazione da mani libere, oggi facciamo anche l'iniziativa su, lanciamo una campagna forte su 1000 alberi nella nostra regione e quindi saldiamo un'annualità molto forte sull'alimentazione in una scuola alberghiera con la piantumazione di questo messaggio di speranza, di pace e di rinnovamento, perché il futuro è il loro, di questi ragazzi. Io voglio approfittare per dire grazie non solo alla dottoressa, al dirigente scolastico, ma dire grazie a tutti i ragazzi che si sono resi disponibili in questi giorni. Il nostro segretario di Lega, Luigi Scialpi, non ha fatto altro che dirci in questi giorni che ogni volta che entrava in questa scuola veniva accolto, e quindi è un messaggio anche dei giovani nei nostri confronti che apprezzano il nostro ruolo e il nostro lavoro. Beh, indubbiamente sono loro, gli studenti dell'Istituto Alberghiero, i protagonisti, perché sono loro, come dire, è a loro affidata la missione di, ai giovani, di difendere la Terra, il pianeta Terra, e non è un qualcosa così di astratto, ma è una realtà concreta. Allora sentiamo dalla loro viva voce, da due studentesse, un po' le impressioni, il loro messaggio di partecipazione alla iniziativa odierna. Beh, sicuramente è una bella esperienza, perché valorizziamo molto il territorio con questa... Passiamo a un'altra studentessa, vi vedo ovviamente in divisa. Beh, un modo per non dimenticarci delle nostre origini, e le nostre origini, il nostro DNA è nella terra. Questa è la nostra terra e andrebbe valorizzata come stiamo facendo noi e come state facendo voi d'altronde. È importante anche per noi, come lo è per tutti i ragazzi, non solo di questa scuola ma di questa città. Gianni Forte, segretario regionale appunto di della CGIL in Puglia, nel suo comunicato appunto di presentazione all'iniziativa, lei ha dichiarato: spesso, diciamo, le vecchie generazioni hanno un po', come dire, trascurato la problematica ambientale, e il momento effettivamente di considerare la risorsa terra, le ricchezze che dalla terra derivano. Beh sì, in effetti le vecchie generazioni hanno pensato che le risorse fossero inesauribili e purtroppo non è così. Oggi, per fortuna, le nuove generazioni hanno preso coscienza di questa emergenza che il nostro pianeta vive, e quindi questa grande spinta che viene dal basso, dai giovani, per come dire, invertire la tendenza rispetto all'idea di sviluppo che deve primeggiare all'interno delle nostre politiche, della nostra azione, di tutto quello che facciamo anche nel nostro quotidiano da cittadini, per il contributo che possiamo le dare. Le piccole cose, esistono le grandi problematiche, quelle ambientali, quelle dell'ILVA, le conosciamo, però ognuno di noi nel suo piccolo, dalla raccolta differenziata, dal rispetto dell'ambiente, può creare un mondo migliore.
certamente, e anche per il modo in cui ci alimentiamo, no? Se pensiamo a quanti prodotti che vengono dall'altro emisfero che noi consumiamo, che consumano comunque suolo, che consumano comunque ambiente, e per tutto l'impatto che ha il sistema dei trasporti, che noi invece potremmo invertire questa logica e valorizzare di più i prodotti locali, i prodotti a chilometro zero. Tutto questo contribuisce, quindi ecco perché c'è un legame forte fra la questione ambientale e la questione dell'alimentazione, e noi come pensionati nel nostro piccolo vogliamo dare un contributo per sollecitare l'attenzione, la sensibilità rispetto a questo, legarci alle nuove generazioni con questa iniziativa che abbiamo intrapreso di piantare 1000 alberi in Puglia, perché l'ulivo è una pianta che contribuisce molto al risanamento ambientale, perché oltretutto è una pianta identitaria, perché è la pianta della Puglia, del Mediterraneo, e che quindi, come dire, sollecita anche una forte sensibilità rispetto a quello che dobbiamo fare, a quello che dobbiamo investire per il futuro e per l'ambiente. Tutto è iniziato con un incontro che abbiamo avuto con la preside e l'assessore, e ne avevo un'assessora. Noi ne avevamo parlato nella nostra organizzazione di questa iniziativa di farla a Cusano con la scuola del Mio. E avrei immaginato tutto, all'infuori che oggi venisse una giornata come quella che sta venendo. Noi ne abbiamo parlato nel direttivo, si può dire che l'abbiamo preparata noi nel direttivo questa giornata, e devo ringraziare Raffaele Meo, che è della segreteria dello SPI provinciale, perché abbiamo lavorato, abbiamo avuto contatti con i negozi perché abbiamo fatto la spesa, abbiamo avuto contatti con i professori. E un ringraziamento particolarmente al professor Martucci, perché con noi ha collaborato per far venire fuori questa bellissima giornata. Niente, io volevo dire... Volevo dire come voi. Perché il cibo dalle mani libere? Questo lo voglio sottolineare. Voi vedete come me in televisione bambini, uomini, donne che muoiono di fame nei paesi sottosviluppati e non solo, anche qui da noi. E poi vediamo sempre in televisione che si portano al macero tonnellate di merce che può essere consumata, può essere mangiata. E questo lo fanno solo per non abbassare i prezzi, lo fanno solo per arricchirsi, e questo già è un problema. Vediamo nelle nostre campagne ragazzi di colore, la maggior parte, che vengono sfruttati 2 euro, 3 euro all'ora per 12-13 ore di lavoro al giorno. E quindi noi quando mangiamo, quando ci sediamo a tavola, dobbiamo sempre chiederci, questo cibo viene dalle mani libere oppure dallo sfruttamento di persone? E questo lo voglio sottolineare. Io per natura, perciò faccio parte dello PCGL da 40 anni, anzi no, da 50, perché avevo 23 anni, mi iscrissi. Luigi Scialpi, segretario della Lega SPI CGL di Pulsano, ecco, proprio qui a Pulsano, nella sua terra, ha voluto promuovere, insieme ovviamente all'Istituto Alberghiero, insieme allo SPI CGL, questa iniziativa. Come ha risposto Pulsano? Io sono oggi molto contento e felice perché nel comune in cui abito si realizza questa bellissima iniziativa, e devo dire che dal primo incontro che ho avuto con la preside c'è stato poi un'evoluzione. Spirito collaborativo. Collaborativo al massimo. E con il professor Martucci ci siamo incontrati, abbiamo messo su questa bellissima iniziativa che poi continuerà all'auditorium, ci sarà un dibattito sul cibo dalle mani libere, e sono particolarmente coniugare ambiente e legalità. Legalità. E sono particolarmente felice di questa iniziativa di oggi, e devo ringraziare tutto il direttivo che ha collaborato, lo SPI che mi dà questa opportunità di
di incontrarci con i giovani, e devo dire che ogni giorno, ogni volta che sono venuto in questa scuola, preside, mi ero felice, perché ho visto i ragazzi dell'accoglienza, che è una cosa bella, perché vuol dire il futuro che questa scuola può offrire nel comune in cui abito. E devo dire che sono rimasto colpito dall'organizzazione della scuola, merito al preside e agli insegnanti, ai professori. Quando si entra nell'androne della scuola c'è un tavolo che ci sono questi ragazzi meravigliosi che fanno l'accoglienza, ed è una cosa che colpisce, perché in una scuola tu di solito entri, trovi il collaboratore che cosa vuole, no? Questi invece dicono prego, ti vanno a portare i documenti, ti chiamano il professore, ti preparano una bruschetta veloce veloce, no, quella dopo la facciamo, quella facciamo dopo. Quindi onore al medico, alla scuola alberghiero di Bolzano, e grazie di essere qui. Raffaele Mio, segretario organizzativo dell'Ospici GL Taranto. Beh, una bella manifestazione questa mattina. Qui stiamo iniziando dalla piantumazione degli alberi, poi come detto il convegno, però ovviamente alla base c'è un'organizzazione, c'è tutta un'attività di ricerca, di filtraggio, di organizzazione. Parliamo un po' come è andata. Penso molto bene, perché ho visto proprio partecipazione di interesse verso la problematica. Beh, come Spici GL, io nella mia qualità di segretario organizzativo sono molto contento, perché quando c'è collaborazione tra le amministrazioni e le scuole il risultato è quello che stiamo vedendo stamattina. Naturalmente il mio impegno è un impegno che produce risultati solo grazie all'impegno anche delle nostre leghe nel territorio, così come è stato detto da Luigi Scialpi. Se non ci fosse stata la Lega qui di Pulzano, tante cose non le avremmo fatte, ma alla fine quando poi il risultato che vedi è quello che stamattina stiamo riprendendo, ti rimane dentro il ricordo di dire beh, abbiamo lavorato, però alla fine abbiamo ottenuto un ottimo. Si lascia, è bello, perché poi l'attività che si sta svolgendo oggi magari si può anche dimenticare, però rimane una traccia, rimane quell'albero piantumato che testimonia un fatto. Sì, questo è il simbolo che rimane, così come ho detto precedentemente ai ragazzi, e noi consegniamo a loro la speranza che il mondo che verrà sarà un mondo migliore, e siccome io ho sempre creduto che le nuove generazioni sapranno fare meglio di quelli che li hanno preceduti, sono convinto che anche qui a Pulzano loro ricorderanno che questa iniziativa è in funzione proprio di ottenere un mondo migliore, e loro sicuramente lo sapranno fare. La parola sostenibilità, di cui parliamo tutti praticamente nell'ultimo periodo, soprattutto, e nella scuola come in ogni altro ambiente anche noi ci siamo confrontati con questo concetto, e forse la novità di quest'ultimo periodo, di quest'ultimo anno almeno, che c'è stata proprio sollecitata dai ragazzi, perché come dicevo prima a qualcuno parlando, noi come se avessimo risposto a una loro richiesta, no? Non è che è venuta da noi così questa cosa, pensando al movimento Friday for Future, certo, ma anche a tanto altro, no? E quindi il movimento partito dai giovani, perché la cosa bella è che voi avete in mano il destino del mondo, infatti, più di tanti e tanti di noi che hanno già dato, non sempre nel modo migliore. Sì, prego. Dicevo, praticamente il nostro essere qui è una risposta, diciamo, ad aver ascoltato loro praticamente, no? Ecco, il discorso della sostenibilità ambientale, noi siamo sempre stati portati fino a qualche tempo fa a pensare al cibo come qualcosa collegato alla salute, al benessere delle persone, ed è un qualcosa che noi spieghiamo quotidianamente a scuola ai nostri alunni. E la novità di quest'ultimo periodo è applicare il discorso dell'alimentazione alla sostenibilità ambientale, che fino a qualche tempo fa era una cosa che sembrava un po' lontana, no? Parlare di cibo ed ecologia insieme
era un qualcosa che non era frequente ascoltare nel passato. Invece quella, la sfida che è stata accolta dalla nostra scuola come dalla società, direi, no, nell'ultimo periodo, è quello di affrontare la tematica dell'alimentazione in senso sostenibile, cioè spiegare ai ragazzi come poter pensare ad un modo diverso di alimentarsi, ma non solo, anche di produrre il cibo, di trasformarlo, di distribuirlo e anche di assumerlo nella propria alimentazione quotidiana in maniera sostenibile, cioè da poterlo garantire anche alle generazioni future e soprattutto che garantisca il benessere e la salute della persona oltre che del pianeta. Quindi ecco, questa è la novità del concetto di sostenibilità legato all'alimentazione. Il professor Vincenzo Martucci, che è uno degli organizzatori di questo evento, come hanno risposto i giovani? Perché io sono convinto che ci siano e ci sono motivazioni fortissime nei giovani. Molte volte i giovani sono presi certamente dal mondo di internet, degli smartphone e quant'altro, c'è anche purtroppo la logica del Grande Fratello, però esistono dei valori che appunto albergano, visto che parliamo di un istituto alberghiero, in ciascuno di noi, e questi valori credo che questa mattina siano stati proprio, come dire, manifestati concretamente in questa attività di piantumazione. Sì, a me viene da dire che probabilmente abbiamo noi risposto a loro, a una richiesta loro di interessarci di più di tematiche legate all'ambiente, al futuro, perché il futuro è nelle loro mani praticamente, quindi praticamente li stiamo semplicemente guidando a scoprire un modo alternativo di approcciarsi a un'idea di futuro. E praticamente oggi io, più che organizzatore, sono semplicemente un tassello, un elemento tra tanti, perché la scuola... Un lavoro di équipe. Sì, questo infatti mi piace più sottolineare questo, cioè un elemento tra tanti che con la loro diciamo collaborazione riescono, speriamo, a portare su una lezione alternativa. Praticamente quella sarà quella di oggi, no? Un incontro, un modo diverso di fare lezione, perché nella scuola alberghiera sicuramente si prepara da mangiare, da bere, si serve ai potenziali clienti. Tutto parte dalla terra. Tutto parte anche dalla possibilità di creare un futuro sostenibile, quello che vorremmo, insomma, di cui vorremmo parlare oggi. Ecco. Qui abbiamo cercato di mettere su, insomma, questo bel evento di questa mattina che unisce più cose importanti, tra cui quello che c'è stato appunto questa mattina, la piantumazione degli alberi donati all'istituto alberghiero e quindi donati ai ragazzi stessi che speriamo che se ne occupino, e quello è il senso, insomma, l'ulivo poi simboleggia la vita, per cui prendetevene cura, insomma, e mettere insieme questo tema così importante dell'alimentazione. E non potevamo che farlo coinvolgendo appunto l'Istituto Mediterraneo, proprio il, diciamo così, il nome dell'istituto dice tutto, alberghiero di Bulzano, e quindi un istituto di cui noi siamo assolutamente fieri come amministrazione di avere sul nostro territorio, perché abbraccia proprio quella che è la vocazione della Puglia, della provincia ionica soprattutto, quindi la vocazione enogastronomica e turistica del nostro territorio, e con l'alimentazione ovviamente va a braccetto, si occupa tutti i giorni di questo tema. Ci sono quindi professori che... Marica Mandorino, assessore ai servizi sociali, allo sport e alla pubblica istruzione del comune di Pulsano. Una iniziativa che l'amministrazione comunale, attraverso la sua presenza e il suo impegno, ha voluto sostenere, considerando proprio che parliamo di problematiche attinenti e proprio alla crescita, alla formazione, quindi alla pubblica istruzione, ma anche alle rilevanze sociali, appunto, attraverso un cibarsi da mani libere, quindi la tematica dello sfruttamento nell'ambito del lavoro e quant'altro. Assolutamente sì, una bellissima giornata quella di oggi, dedicata appunto a queste tematiche così importanti, dedicata al cibo, ad un'alimentazione sana e corretta, ad uno stile di vita sano, ma non solo, incentrata quindi anche sulla legalità, e quindi proprio il titolo importante, Mi cibo da mani libere.
è quello di stare attenti, diciamo, quotidianamente, tutti i giorni, a cibarci anche in maniera eticamente corretta, come è stato detto questa mattina in questo dibattito davvero interessante, e chiederci dunque tutti i giorni, se possibile, il percorso che il cibo fa per arrivare appunto sulle nostre tavole. Questo è un argomento molto molto importante che non potevamo non affrontare con l'Istituto Mediterraneo Alberghiero di Pulzano, che è un istituto scolastico sul nostro territorio che abbraccia profondamente quella che è la vocazione turistica ed enogastronomica appunto della nostra provincia ionica, e è un istituto che ha a che fare quotidianamente col cibo e con l'alimentazione, per cui è stato davvero corretto e interessante affrontarlo appunto con loro. Beh, certo, la Caritas affronta questo problema dell'ingiustizia dal 1971, quando Paolo VI ha avuto questa felicissima intuizione e ha voluto fondare la Caritas. Una delle funzioni più importanti della Caritas non è tanto quella di essere di sostegno, di provvedere dal punto di vista materiale, perché questa è nata dopo, perché davanti alla necessità, e allora la Caritas svolge anche questa funzione di sussidiarietà, venendo in aiuto alle persone che hanno bisogno. Ma la funzione principale della Caritas è quella della formazione, è la funzione pedagogica, cioè la Caritas vuole che tutti gli studenti, tutti i giovani, tutti i ragazzi, tutti i cristiani sentano forte l'invito di Gesù: quello che io ho fatto a voi, fatelo anche voi. Io ho lavato i piedi, anche voi fate lo stesso. Vi ricordate, nell'ultima cena Gesù si cinse di un grembiule e si mise a lavare i piedi agli apostoli. A chi gli chiese: Signore, cosa devo fare per entrare nella vita eterna? E Gesù gli risponde dicendo: ama il prossimo tuo. Quello poi gli chiede: ma chi è il mio prossimo? Don Nino Borci, direttore della Caritas diocesana di Taranto. Beh, un incontro che ha avuto e ha una valenza sociale importante, il rispetto, la dignità del lavoratore, la consapevolezza di servirci di beni prodotti appunto da mani libere. Io appunto per questo ho voluto, nell'intervento che ho fatto, ho voluto sottolineare che si tratta tutto di educazione e di formazione. Laddove l'educazione e la formazione avviene, anche gli immigrati maturano la scelta di avere una dignità e di farsi rispettare nella loro dignità. Infatti quelli che sono assistiti da noi, che hanno avuto la possibilità di essere formati, sul posto di lavoro si fanno rispettare, osservano bene i loro doveri, ma ci tengono che siano rispettati anche i loro diritti. Io credo che un'occasione come questa sia importante anche fare un appello alle autorità perché si faccia qualche cosa che possa porre freno all'uso dell'alcol, all'uso della birra, specialmente nei giovani. Cioè bisogna cercare davvero di suonare questo campanello d'allarme, perché purtroppo sì, se ne parla, ma che si continua però a permettere a tanti ragazzini di accedere all'alcol. Io intanto ringrazio tutti per chi ha contribuito a organizzare questa iniziativa di stamattina. Io penso che è un'iniziativa importante. Guardate, noi sulla campagna Mi cibo da mani libere siamo partiti a marzo del 2019 all'istituto Maiorana, che è un istituto alberghiero di Bari. La campagna è partita da lì e diciamo che la concludiamo oggi, dopo 10 mesi, qui a Pulzano, in un altro istituto alberghiero, e sempre con i ragazzi, con i giovani. E guardate, abbiamo fatto 25 iniziative in corso di questi 10 mesi in giro per la Puglia. Molte le abbiamo fatte nelle piazze, approfittando del periodo estivo, penso che in questo periodo in piazza è complicato starci, ma durante l'estate
anche nel mese di luglio e di agosto, siamo stati il 19 agosto a Cisternino, quindi non ci siamo fermati, o il 30 di luglio eravamo a Celosa Marina, non ci siamo fermati per tutto l'anno, abbiamo portato questo tema dell'alimentazione in senso etico in giro, nella discussione in giro per la Puglia, e l'iniziativa di oggi ha un significato perché, ecco, è come se questa campagna per il cibo lasciasse il testimone all'altra che stiamo avviando, che è quella appunto sull'ambiente, sui 1000 alberi di ulivo che stiamo piantando in giro per la Puglia. Perché c'è un nesso? L'avete detto voi in molti interventi, c'è un nesso perché cibo e ambiente sono due aspetti, due facce della stessa medaglia. E intanto perché c'è una sollecitazione forte da parte dei giovani, delle nuove generazioni, che mettono anche noi più anziani nella condizione di riflettere sulle responsabilità che abbiamo e che abbiamo avuto nel determinare le condizioni perché questo nostro pianeta purtroppo si avviasse verso un declino che, così come abbiamo detto, deve essere arrestato, pena un decadimento progressivo che rischia di impoverire le persone e di creare una situazione. Nell'ambito dell'incontro Mi cibo da mani libere, lei, segretario Forte, ha fatto riferimento, ha usato un'espressione che mi ha molto colpito. Molte volte l'anziano giustamente cerca di risparmiare il più possibile quando fa la spesa, o qualsiasi altra persona, però attenzione, quando quello scatolo di pomodori ha un costo troppo basso, e questo si giustifica molte volte, spesso, anche perché quel prodotto è stato realizzato attraverso lo sfruttamento, attraverso il massacro dei lavoratori. Sì, e noi specialmente in Puglia abbiamo tutta l'area della Capitanata, dove migliaia di ettari di pomodoro vengono coltivati, e attraverso l'utilizzo di questa manodopera di ragazzi immigrati che hanno attraversato il Mediterraneo, laddove sono riusciti a farcela, per arrivare in Italia all'insegna di un'idea di emancipazione, di sviluppo, che viene tradita dal fatto che li accogliamo facendoli lavorare nei campi a 3 euro a cassone che raccolgono, schiavizzati e costretti a vivere in baraccopoli indecorose, e questo è il contributo che loro danno al fatto che quella scatola arrivi sulla nostra tavola a 40 centesimi. E quindi questa cosa, ecco, l'abbiamo detto, non, è chiaro che chi può permettersi di scegliere un prodotto eticamente compatibile, non tutti riescono a farlo. Gli anziani che prendono una pensione al minimo, è giusto pure che vanno a trovare un prodotto che costi poco, ma almeno porsi la domanda, io dico, che da dove viene questo prodotto, chi l'ha coltivato, chi l'ha prodotto, chi l'ha raccolto e quanto sfruttamento c'è in quel basso costo. Io penso che già porsi la domanda è un fatto importante, che non vuol dire rassegnazione, ma che vuol dire consapevolezza. Scelta consapevole. Consapevolezza di quello che purtroppo siamo costretti a vivere. Sono ora con due docenti di scienze dell'alimentazione e mi riferisco appunto al professor Martucci e al professor Chiarello. Beh, parliamo di una alimentazione legata alla ecosostenibilità. Sì, nel nostro istituto, che è un istituto alberghiero, l'argomento cibo è prioritario e all'ordine del giorno, lo analizziamo in tutte le sue sfaccettature. Oggi abbiamo avuto l'occasione di legare il tema alimentazione alla salvaguardia dell'ambiente, per cui abbiamo cercato di fare una discussione che abbracciasse la tematica dell'alimentazione, che la legasse alla priorità della salvaguardia ambientale, che ormai avvolge tutti i settori del dibattito politico e culturale, ecco, della nostra società. Per quanto riguarda quelle trasmissioni che si fanno in televisione, aiutano anche perché fanno avvicinare i ragazzi e tutti quanti alla, diciamo, alla cucina, all'alimentazione, anche perché spesso anche si parla, no, di cibo, come vengono preparati, le qualità, no, di alcuni prodotti. Però chiaramente noi ci manteniamo nel nostro piccolo e cerchiamo di dare ai ragazzi altre
altri input, no? Come per esempio la biodiversità, no? E quindi l'utilizzo di determinati prodotti che ormai praticamente stanno quasi scomparendo o alcuni stanno ricomparendo così un po' dimenticati e quindi stiamo cercando insomma, di far entrare nella testa dei ragazzi anche queste cose. Chiaramente la biodiversità è importante perché diciamo nel tempo si sono perse tante specie per diciamo soprattutto a livello commerciale. Io vi ricordo che un po' di anni fa esistevano solo due mele, una rossa e una gialla, si commercializzavano, non so se vi ricordate, la Gold e la Red, no? Oggi diciamo se andate dal fruttivendolo trovate qualche altra varietà, però prima era giallo-rossa, diciamo, erano le mele. Oggi invece si sta salvaguardando qualche cosa in più. Per esempio un altro frutto che si era perso e poi a un certo punto è ricomparso è la mela grassa. Lei nel suo intervento, professor Chiarello, ha parlato di biodiversità. Sì, la biodiversità è molto importante perché ci permette di recuperare anche quelle varietà che ormai si sono perse, no? con il tempo, con le monoculture, e quindi cercare di portare anche nelle cucine, nelle nostre cucine, anche nelle nostre cucine dell'alberghiero, dei prodotti che ormai diciamo si stanno perdendo. E quindi ecco perché è importante con l'ecosostenibilità, la biodiversità, andare avanti nelle preparazioni per dare la possibilità alle future generazioni di salvaguardare questi prodotti. Beh, il momento delle conclusioni di questa giornata che ha voluto coniugare la tutela e il rispetto dell'ambiente, il messaggio da lanciare ai più giovani, alle generazioni che oggi hanno, ai ragazzi che oggi hanno 13, 14, 15 anni e così via. E poi anche abbiamo parlato anche di tematiche alimentari e tematiche ovviamente che hanno una valenza, un'importanza etica, la lotta al caporalato, allo sfruttamento del lavoro. In una sola parola, coniugare ambiente e tutela del lavoro. Senza dubbio questa è stata una giornata straordinaria. La nutrita partecipazione dei ragazzi, la loro sensibilità, la loro attenzione mette in evidenza che questa scelta fatta dal sindacato dei pensionati lo scorso anno di parlare del cibo e oggi parlare dell'ambiente è una strada giusta, corretta, che va perseguita. Vedremo nei prossimi giorni di farne altre iniziative sulle questioni ambientali. Noi utilizziamo il simbolo dell'ulivo, possiamo utilizzare anche altri alberi, il senso è diamo una mano al cambiamento climatico partecipando direttamente con la vita e con l'ossigeno che ci danno gli alberi. Bene, e allora ringraziamo il segretario Giovanni Angelini dello SPI CGL e saremo a fianco allo SPI CGL per queste bellissime battaglie di civiltà.